Buonasera, buonasera a tutti. Stasera andiamo a fare un piatto bellissimo. Partiamo, abbiamo un po' di ricotta di pecora qua, guarda qua. Quindi faremo mezze penne con la ricotta. Cosa ci occorre? Della ricotta di pecora, del prezzemolo bello tritato, bello fatto piccolo piccolo. Poi abbiamo bisogno di una cipolla, che adesso andiamo a tagliare finemente, così tagliamo più piccola possibile, ecco, così, e lo stesso faremo con questa qua. Poi abbiamo bisogno dei piselli, prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, e ci vediamo dopo per il proseguimento del nostro piatto. Abbiamo messo dell'acqua a bollire, che ci servirà appena bolle, ci metteremo la pasta. Intanto in una wok qua abbiamo messo dell'olio extravergine di oliva, andiamo a mettere la nostra cipolla. Cominciamo a fare soffriggere la cipolla. Mi raccomando, non bruciatela, delicatamente. Adesso appena comincerà a soffriggere un pochino, per addolcire, per ammansire la cottura della cipolla, per non farla bruciare, butterò un mezzo bicchiere di acqua. Appena comincia a soffriggere così, andiamo a versare, ecco, un pochettino di acqua, e la facciamo sbollentare così piano piano. Aspettiamo che bolle l'acqua della pasta, facciamo diventare la nostra ricotta bella così, una bella cremina, ci vediamo. Eccola qua, la nostra cipolla si è un pochettino dorata, non facciamola bruciare, e adesso andiamo a buttare i nostri piselli, e voilà, buttiamo i nostri piselli così, buttiamo un po' di pepe, un po' di sale, eccolo qua, bene, pepe, ecco qua, chiudiamo un pochettino, facciamo cuociono un pochino e ci vediamo dopo. L'acqua bolle, andiamo a mettere un bel cucchiaio di sale, andiamo a buttare le nostre mezze penne. Bene, lasciamole portare a cottura, a un paio di minuti prima della cottura le andiamo a scendere. Bene, dopo eccole qua, i piselli sono pronti, la pasta è stata colata. Adesso andiamo a buttare tutto qua. Facciamo saltare un pochettino la pasta. Un po' di brodo di cottura l'abbiamo tenuto. Lo andiamo a mettere. E ci vediamo dopo. Mettiamo un goccettino di olio extravergine di oliva crudo. Sì. Facciamo una bella palmata del prezzemolo, così, così, è una bella mescolata. Bene, a questo punto spegniamo tutto, andiamo ad aggiungere la nostra ricotta. Abbiamo una bella mescolatina e il nostro piatto adesso facciamo amalgamare bene con tutto a fuoco spento, mi raccomando, così. E la nostra pasta con la ricotta e piselli è pronta per essere impiattata. Ci vediamo per la prova dell'assaggio. Eccoci qua, stasera ho fatto
mezze penne con ricotta e piselle. In mezzo ci ho messo una crema di lattuga, una specialità eccezionale. E questo è il mio piatto. Adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Com'è? L'avete assaggiata? È buona? È buona? Bene, adesso tocca a me. Guarda, mi dispiace rompere questo piatto, ma d'altronde devo mangiare pure io. Vediamo, eh. Come si sposa bene la crema di lattuga con i piselli e la ricotta di pecora. Buona cena a tutti per stasera da Baldassare Scilla. È tutto, alla prossima video ricetta. Ciao!